Ciao, eccoci qua per il nostro secondo video di tutorial per le attività da fare in casa in questo periodo di forzatura. Ho allestito qui un piccolo percorso di mobility, che adesso vi spiego cos'è. Io l'ho costruito fuori in giardino, nel nostro cortile, però lo potete fare sicuramente anche in casa con del materiale che potete trovare. Per darvi un esempio, questo è un saltino dove il cane lo potete far passare o sopra o sotto in base anche alla taglia. Io ho usato un'asse di legno e dei vasetti, voi potreste usare in casa anche dei libri, delle enciclopedie e un manico di scopa. Quindi fantasia al solito. Mi hanno lasciato, mi hanno abbandonato. Continuiamo, ve lo spiego, poi li chiamo per farvi vedere in pratica di cosa stiamo parlando. La mobility ha pochissime regole, semplici ma importantissime. Prima di tutto, calma, calma, pazienza, e ci vuole il giusto tempo e il giusto stimolo per far fare esercizi al nostro cane. Esercizi cosa vuol dire? Abbiamo dei saltini, dei passaggi sotto, delle passerelle, dei tunnel, materiale che ho improvvisato con quello che abbiamo qua a casa. Diverso materiale e diversi attrezzi e strumenti da poter far affrontare al nostro cane. Ma vanno fatti tutti con calma, perché questa è la parte importante. Lenti, con calma, in modo che il cane capisca bene come sta funzionando il suo corpo, si concentri su quello che sta facendo. Abbiamo, mi sa, un cane che ha quasi preso un gatto. Il bello di fare video così in diretta in natura con i nostri cani. E questa è la cosa importante, quindi per quello vanno fatto piano, in modo che il cane capisca bene come si sta muovendo e cosa sta facendo. Vi farò vedere degli esempi con Ginevra, la cagnolina che avete visto poco fa. Vi suggerisco di usare dei premi, dei biscottini, qualcosa che piaccia al nostro cane, in modo da poterlo pilotare, in modo da potergli fargli superare degli attrezzi, degli ostacoli, con il giusto intervallo di tempo e il giusto modo. Perché? Perché non deve fare dei salti veloci, non deve muoversi in un modo irruento. Deve fare proprio un movimento che può essere simulato in una zampetta per volta, ad esempio, per fare questo saltino. Mentre un salto vero e proprio lo trasportiamo più su quella che è l'agility. Questa invece è mobility, quindi il cane deve prendere una forte consapevolezza di come funziona il suo corpo. Lo potete fare in casa anche con delle sedie, con dei puff, divano. Sfruttate quello che avete, vale sempre la fantasia, una scaletta per terra, c'è di tutto e di più. Vi faccio vedere qua un attimo il come dovete svolgere. Ultima piccola parte teorica. I premi, il più delle volte è suggerito non tenerli in mano, ma metterli per terra, perché tenendoli in mano il cane segue la vostra mano e basta e non si accorge di quello che sta facendo. Con il premio a terra invece il cane è molto più cosciente e consapevole di quello che sta affrontando. Quindi adesso con Ginevra lavoreremo in questo modo. Tenete conto che lei ha già fatto ovviamente questo percorso stamattina che ho improvvisato, quindi sarà molto sciolta nei movimenti. A titolo informativo, questo attrezzo qui che ho creato, una sorta di tunnel con anche degli ostacolini, la prima volta che l'ha fatto ci ha messo un attimo di difficoltà in più, adesso andrà molto sciolta, però vi faccio vedere come creare da zero questo tipo di percorso. Ginevra, vieni. Brava, brava. Premiati in mano, come dicevo. In questo modo, mettendolo appena dopo il salto, vedete che il cane si deve muovere piano, una zampetta per volta, in modo molto concentrato. Qui deve abbassarsi molto. È arrivato anche l'ansia che vuole lavorare anche lui. Dopo, tanto. Vieni di. Su, seduta, brava. Qui sta dando a noi un'informazione importantissima, estrema consapevolezza di quello che è il proprio corpo. G, G. Dentro qui. Brava Ginevra. Super, brava. Ok, gratificateli anche verbalmente i vostri cani, non devono solo pensare di lavorare per il biscottino, fatelo insieme e create collaborazione. Creerà tanta relazione esercizi di questo genere e più li fate lavorare con la testa, più risulteranno impegnati e riusciranno a essere molto più appagati anche da questo punto di vista. Vi saluto, vi chiedo di mettere like se vi è piaciuto il video, i commenti qua sotto se volete ulteriori dettagli e ci vediamo al prossimo tutorial.